sono Jessica Restichini e ho aperto il canale YouTube di Che ti sei messa in testa. Io sono Pietro Roschi e sono un chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico. Abbiamo deciso di rispondere alle vostre domande. Domanda: dopo mastectomia, quali sono i pro e i contro della ricostruzione con l'espansore e i pro e i contro della ricostruzione con la protesi, quella impiantata? Ok. Allora, generalmente quando mettiamo i disegni la mattina di una donna che entra in sala per fare una mastectomia, quello che ci sentiamo dire normalmente è: dottore, per favore, mi metta una protesi, assolutamente, perché non ho voglia di fare due interventi. C'ha ragione. Assolutamente ragione, io fossi una donna ragionerei uguale. Quindi, diciamo, i pro e i contro sono che se riusciamo, terminiamo la ricostruzione con una protesi. Riusciamo, cosa vuol dire? La mastectomia ha conservato la maggior parte della pelle, è un seno che ci permette di avere un buon risultato con una protesi immediatamente, il muscolo è elastico e probabilmente non dovrà fare radioterapia dopo, perché allora, se c'è un'evidenza di radioterapia, generalmente mettiamo un espansore. Quindi ci sono alcune condizioni che ci permettono di dire: se la protesi viene bene, quindi la protesina di prova ci dà una bella forma, mettiamo una protesi definitiva. E quindi, se riusciamo, facciamo meno interventi possibili per noi medici, per l'ospedale, ma soprattutto chiaramente per la donna che ha un percorso che è più rapido, perché l'espansore, abbiamo detto, che dà fastidio, un po' più duro e tutto il resto. Quindi i pro e i contro sono che se si riesce si fa un intervento solo, quando non si riesce o ci sono delle condizioni, l'areola che viene tolta, il muscolo progressa chemio per cui il muscolo è anelastico, una cute tiratissima per cui non riusciamo ad avere un buon risultato con una protesi, allora l'intervento viene impostato in due momenti e quindi si posiziona l'espansore, e generalmente quando mettiamo la protesi è il momento anche per simmetrizzare l'altro seno, cosa che generalmente invece non facciamo con l'espansore, perché sapendo di avere a disposizione un secondo intervento, lasciamo nel secondo intervento l'eventuale simmetrizzazione chiaramente del seno controlaterale. Poi abbiamo detto varie cosine di pro e contro delle varie tecniche nelle altre domande di plastica, quindi se volete potete andare nella playlist domande di plastica del canale di YouTube e dare un'occhiata, che così almeno vi rispondiamo anche a un sacco di domande che magari non avete ancora visto. Va bene, grazie. Grazie a voi.